modo per far conoscere meglio l'Europa, un luogo per avere la possibilità di entrare di più nelle iniziative, nei bandi, nelle notizie che arrivano dall'Europa. Credo che sia un'iniziativa molto importante per cercare di migliorare sempre di più l'intersezione con la gente e l'istituzione Europa. Vicepresidente, un'inaugurazione speciale oggi, l'Europa ancora più vicina ai cittadini lombardi. Ma qualcosa c'è di più bello di uno spazio di condivisione, di coprogettazione e poi fatto dove? Fatto a Palazzo Pirelli, che è anche uno spazio iconografico che racconta Milano, racconta la Lombardia e racconta come i nostri territori sono costruttori d'Europa. Aprire questo spazio alla cittadinanza vuol dire farli sentire parte di un progetto che non nasce dall'alto, ma nasce dal basso, nasce dai nostri territori e noi siamo pezzo d'Europa e la Lombardia è cuore d'Europa. Questo centro Europe Direct è un modo perché Bruxelles sia sempre qui, permanentemente, all'interno del Pirellone per dare informazioni e per avvicinare l'Europa al nostro territorio. Ma la presenza oggi della Vicepresidente della Commissione Europea, a 2 settimane dalla nostra missione a Bruxelles, è un altro segno di come Milano e la Lombardia sono al centro delle attenzioni dell'Unione Europea e noi dobbiamo fare di tutto perché lo siano sempre di più, non solo nei discorsi formali, ma nella attenzione concreta ai nostri interessi. Quello che noi vogliamo che l'Europa capisca è che il territorio ha le sue specificità e il compito di una regione come la nostra è rappresentare le esigenze, le specificità e anche le richieste del nostro territorio a Bruxelles perché vengano tenute nella dovuta considerazione. Questo dialogo che si instaura oggi in verità è un ponte vero e proprio che istituiamo tra le istituzioni europee e Regione Lombardia, con questo spazio che sarà una grande opportunità per tutti, per cittadini che vorranno raccogliere informazioni in merito ai bandi europei oppure informarsi semplicemente per conoscere al meglio come funzionano le istituzioni europee, quindi aderendo a iniziative, progetti, visite che potranno sicuramente arricchire il loro patrimonio informativo in merito all'Unione Europea, perché siamo tutti cittadini dell'Unione Europea.